qualche informazione relativamente alle donazioni di reperti naturalistici di questi tre benemeriti concittadini ferraresi. Come avete ascoltato dalla dottoressa Villani, erano delle personalità straordinarie. Allora, cominciamo a dire che Elia Rossi, il più anziano dei tre, cominciò a donare oggetti alla città di Ferrara e anche oggetti e reperti naturalistici quando ancora il Museo di Storia Naturale non solo non esisteva, ma non era nemmeno nata l'idea di costituirlo. Noi abbiamo un elenco di oggetti da lui donati nel 1852, quindi 10 anni prima che si decise di costituire la cattedra di scienze naturali e anzi di storia naturale, come si diceva allora, e il relativo museo di storia naturale, e 20 anni prima che aprisse i battenti. Il museo è stato inaugurato nel 1872. Lui 20 anni prima, nel 1852, donò alla città vari reperti, non solo naturalistici, tra questi anche alcuni reperti naturalistici. Sono molto vari e si capisce che non aveva un interesse particolare specifico, e sicuramente non c'era da parte sua un'intenzione nel voler mettere insieme delle collezioni, semplicemente ebbe così questa munificenza di donare quello che aveva raccolto. Un interesse, una curiosità sicuramente la manifestava, ma la volle donare alla città di Ferrara. Continuò a donare dei reperti naturalistici, dei reperti, non solo degli oggetti, non solo naturalistici, ma anche dei reperti naturalistici, anche dopo che il museo venne inaugurato, costituito. In questa vetrina, che poi è l'unica in cui sono riuniti le collezioni, i materiali naturalistici dei tre donatori, a parte la cassetta di insetti di cui diceva la dottoressa Villani prima, che si trova nella vetrinetta dedicata a Cavalieri. Questo rettile del deserto africano, del deserto egiziano, e questi due pesci del Mar Rosso sono con ogni probabilità degli oggetti donati, degli esemplari donati appunto da Elia Rossi. Non abbiamo la certezza in molti casi che gli oggetti fossero ciascuno rispettivamente donato da Rossi o da Castelbognese o da Cavalieri o anche da altri donatori, perché non sempre nel primo inventario del museo del 1883 queste informazioni sono riportate chiaramente, ma non perché l'inventario fosse stato fatto in una maniera trascurata o più che altro perché i nomi che accompagnavano gli esemplari non erano nomi scientifici affidabili, erano nomi che si affidavano invece un po' alla descrizione dell'estensore, per cui quando uno legge pesce del Mar Rosso di insolito aspetto è chiaro che è abbastanza difficile andare a identificarlo. È vero che negli inventari ci sono dei numeri, però questo purtroppo, questi vecchi numeri dell'inventario del 1883 si andarono persi, per cui noi abbiamo un'identificazione precisa dei singoli oggetti solo a partire dall'inventario che fece il vecchio direttore Canella nel dopoguerra, anzi nel 60 circa, nel 62 circa. Mentre quello dell'Ottocento purtroppo aveva tutti i suoi numeri, erano tantissimi tra l'altro, ma quei numeri andarono persi, i cartellini andarono quasi sempre, non sempre. Quindi Elia Rossi, che era cugino di Angelo, cugino più anziano di Angelo Castelbolognesi. Angelo Castelbolognesi è un donatore che forse ha lasciato anche un'impronta maggiore nella storia del museo. Intanto bisogna dire una cosa, che era l'unico vero esploratore, anche se lui era agente di commercio, però bisogna pensare che gli esploratori non erano mai esploratori di mestiere, erano sempre o agenti di commercio
o erano talvolta anche dei religiosi, comunque non è che esistesse il mestiere, o erano dei geografi per esempio. Lui era gente di commercio, ma batté delle strade, delle vie per aprire dei nuovi mercati dove non era praticamente mai arrivato nessuno nell'Alto Nilo, in un'epoca in cui non era praticamente arrivato nessuno, ed era veramente è l'unico che può meritare questo nome di esploratore. Aveva sicuramente degli interessi molto ampi, molto vari, soprattutto nei confronti dei popoli. Nel libro che è stato ricordato, Il viaggio al fiume delle gazzelle, tradotto da Giacomo Savioli e pubblicato un po' più di 20 anni fa in edizione italiana, si vede come lui aveva anche uno spirito di umanità che era rarissimo a quell'epoca tra gli europei che si notavano in quelle regioni e soprattutto tra gli esploratori, che insomma soprattutto quelli che erano interessati ad aprire delle nuove vie di commercio, non è che si distinguessero per spirito umanitario, per sottrarli alla tratta degli schiavi. Intanto succedeva che arrivassero dei predoni che cercavano di rapire gli indigeni per avviarli alla tratta degli schiavi, e lui in più di un'occasione si adoperò per evitarlo. Ma era molto interessato alla vita spirituale e materiale di questi popoli. Come diceva la dottoressa Villani, lui donò, e questo è il nucleo più importante, ahimè, devo dire, delle donazioni, una grossa collezione, un'importante collezione di reperti etnografici dei popoli dell'Alto Nilo, che, come abbiamo sentito, venne prestata per la mostra d'oltremare a Napoli nel 1840, con la quale il regime fascista, che aveva da poco disconosciuto le benemerenze di questi donatori ebrei, voleva celebrare i fasti dell'impero fascista, che non celebrò poi perché scoppiò la guerra, e quindi praticamente la mostra d'oltremare rimase abortì praticamente. Purtroppo i materiali rimasero là, chiusi dentro casse. Si sa che, aggiungo qualche particolare, si sa nel senso che io riuscii a parlare con un anziano professore, ormai congedato, dell'Università di Napoli, e mi disse che lui ricordava che questi materiali avevano recuperato quello che era ancora recuperabile, perché erano stati, si erano accampati dei soldati americani e avevano anche cominciato a sparare per divertimento contro questi oggetti, semplicemente così per ammazzare il tempo. Però parecchia roba si era salvata, e mi diceva che esiste, e noi in effetti l'abbiamo quasi anche localizzata, è all'Università di Napoli. Ci sono delle forti, c'erano, parlo di più di 10-15 anni fa, delle forti resistenze anche a svelare le carte, insomma. Ma voi chi siete, ma perché, come fate a dire, ma noi dobbiamo, per l'inventario non è stato completato, che io credo che con molto tempo a disposizione, con molta pazienza e anche con un'intercessione politica, probabilmente si potrebbe anche venire a capo e riuscire a riportare a Ferrara quello che da Ferrara è stato sottratto, che doveva essere un prestito temporaneo. Se vale la pena, ma credo di sì, perché erano veramente molti gli oggetti nell'inventario 1883, quindi inventario successivo naturalmente di parecchio, anche alla morte di Castel Bolognesi, ma erano parecchi ed erano sicuramente interessanti. Però nel libretto che abbiamo già citato c'è anche una tavola riprodotta. Non è detto che siano esattamente quelli, però è probabile che fossero gli stessi oggetti, armi, suppellettili, vari oggetti di questi popoli.